Lorenzo mi ha Io ho sentito visto, ieri. sì, ieri, Noi siamo certo. coerenti, Luciano, non ti arrabbiare, ma te l'abbiamo detto. A noi chi parla prima piace tanto perché è troppo facile parlare dopo. Però te l'abbiamo detto ieri. Quella spocchia prima della partita con la Spagna non te la puoi permettere perché c'hai una nazionale mediocre. Non puoi permettertela, va bene che vuoi dare una carica ai tuoi ragazzi, ma fallo nello spogliatoio, non in conferenza stampa in Mondovisione. Quella spocchia te la dovevi tenere tu perché sapevi benissimo che ci avrebbero preso a schiaffi. Abbiamo perso 1-0, dobbiamo pregare perché dovevamo perdere 5-4-0. Abbiamo fatto ridere in Mondovisione perché non abbiamo fatto un tiro in porta. Ovviamente poi possiamo anche vincere l'Europeo, ce l'auguriamo, ma i 90 minuti di oggi sono l'emblema di un calcio italiano che è pessimo. Di Lorenzo che uomo mercato indecente. Calafiori uomo mercato non si può vedere. Gli attaccanti Scamacca e Retegui in due non ne fanno uno. Gli esterni offensivi della Spagna 2002-2007 paragonati agli esterni offensivi dell'Italia indecenti. Indecenti. E quella spocchia ieri in conferenza stampa, oggi è un boomerang. Te l'avevamo detto, lo sapevi, lo sappiamo, perché abbiamo fatto una non prestazione e l'unico che si è salvato è Donnarumma. Giochi con la difesa a 4 quando hai convocato tutti i giocatori che per 363 giorni giocano con la difesa a 3. Eh beh, è Possiamo una. aggiungere altro. No, beh, è una prestazione Che figura mediocre. di merda. Sì, potevamo aggiungere questo. Sì, Dalla regia. prestazione mediocre, credo che un po' così. L'emblema del nostro calcio senza gli stranieri. Barella irriconoscibile. Calafiori sopravvalutato. Yes, ma anche Di Marco. Sto parlando della partita, poi non mi venite a dire facciamo 7-0 con la Croazia, adesso non parli più. Sto parlando di Spagna-Italia. Come ieri Spalletti ha parlato di Spagna-Italia. Questi 90 minuti va bene che sono più forti, ma se noi oggi parliamo, e mi allaccio anche al mercato, De Paola, Certo. Minoliti e Alfredo Pedulla, cioè noi parliamo di Leao che vale 170 milioni, 160 milioni. Ma avete visto gli esterni offensivi della Spagna 2002-2007? Che in teoria, correggimi se sbaglio, c'è cioè la clausola da 50 milioni l'anno prossimo, non adesso. Per Nico Williams, Per sì. no, per Nico Williams Nico sembrerebbe Williams. che l'anno prossimo C'è ci una sia la clausola clausola a da 50 milioni. Cioè, 43 milioni di sterline, esatto. prendi l'alluce. E beh, probabilmente ci sarà un rinnovo di mezzo. Detto questo, è impressionante la qualità che possono proporre. Lui, peraltro, è anche fratello d'arte, fratello di Iñaki Williams, altro calciatore Nazionale ghanese. basco, esatto. Sono entrambi, sono cresciuti nell'Athletic Bilbao. Dall'altra parte, Lamine Yamal è probabilmente quello che dominerà il calcio mondiale per il prossimo ventennio, perché veramente. 2007 è titolare del Barcellona, titolare della Spagna, un giocatore che ha delle doti fuori dalla norma Deve assolutamente. soltanto iniziare a giocare anche un pochino col piede destro e poi siamo a posto. Sì, diciamo che ha tempo per A imparare. te, è l'unica cosa che gli manca, però per il resto è un fenomeno su tutti i punti di vista. Però Nico Williams, visto questa sera, contro Di Lorenzo, qualcuno dice 80, vale 80-90, ma se vale 80-90, Leao come fa a valere 170? Scusate, perché poi Pedulla questa cosa me le deve spiegare, Minoliti. Non c'è proporzione. Cioè, come fa? Su che cosa? Perché Leao fa tre strappi con l'Empoli? Non c'è proporzione. No, ma sulle valutazioni siamo indifendibili. Io ho detto una volta che se noi dovessimo fare una trasmissione sulle valutazioni dovremmo andarcene un po' in ritirata, perché quando sento che per un difensore bravo come Calafiori vuoi 45 milioni e allora per gli esterni spagnoli devi spendere 250 milioni, È vero. 222 milioni, quindi no, ma siamo indifendibili per un semplice motivo. Oggi senza Donnarumma finisce 4-0 sparato senza alcun tipo di problema, ma indipendentemente da questo non può dire che sono stati più brillanti e veloci di noi, Luciano Spalletti, come leggo adesso, e che non abbiamo avuto mezz'idea. È diverso. Cioè, uno può essere più veloce, più brillante, ma anche quelli più lenti e meno brillanti fanno due tiri in porta. Non abbiamo avuto mezz'idea, ci hanno ucciso, tatticamente, tecnicamente ci hanno ammazzato. Le valutazioni le lasciamo perdere perché se dipendesse dalla partita di oggi, Calafiori scende a 15, Chiesa a 12, l'altra a 7 Di e Lorenzo quindi si ritirano ricominciamo. Juve e Napoli, cioè Conte dopo la partita di oggi, sono 3 settimane che faccio puntate su Di Lorenzo, oggi Conte, no daglielo, tutto a posto, Antonio tranquillo te lo stanno cedendo, cioè oggi improponibile.
Cioè, noi stiamo parlando che la Juventus adesso deve fare la guerra a Napoli per Di Lorenzo, che è un grandissimo giocatore, grandissimo. Però se dobbiamo giudicare, come mi ha detto ieri Ciccio Cosenza al posto dell'avvocato De Rensis, dobbiamo giudicare nel bene o nel male l'europeo, allora giudichiamolo pure nel male, perché solo nel bene siamo troppo bravi, De Paola. Sì, però calmiamoci un attimo, dai, cioè, io dico questo, sono assolutamente d'accordo con l'analisi che hai fatto, veramente abbiamo fatto schifo, cioè, c'è poco da dire. Ma io ho la sensazione, Fabian Ruiz, che è stato il migliore, secondo me, della Spagna, ha giocato in Italia, ha giocato nel Napoli, ha giocato con Di Lorenzo, non può esserci questa differenza mostruosa fra Fabian Ruiz, Di Lorenzo e il resto dell'Italia. Io credo che ci sia stata una condizione psicologica, che al di là di quella fisica, perché anche quella fisica si è vista, dettata purtroppo, e sai quanto ami un allenatore come Spalletti, dettata purtroppo da dichiarazioni e, come dire, un tipo di approccio voluto da Spalletti sbagliato, completamente sbagliato, nelle parole della vigilia, nell'attesa, nel credere molto in quest'Italia. Lui ha fatto sentire tutti questi giocatori come già appagati, le cuffiette alla sera, tutte queste cose. Voi state già nell'Italia, siete in Italia, rappresentate il paese. Secondo me è come se già in qualche modo questi giocatori avessero una responsabilità enorme. E l'unica cosa che in qualche modo hanno perso per strada è il divertirsi, che il calcio è divertirsi. Gli spagnoli si sono divertiti, noi non ci siamo divertiti. Noi avevamo una cosa che non esiste nel calcio, in particolare, la paura. Noi abbiamo giocato per 90 minuti con la paura addosso. Ma paura di che? Cioè, poi Fabian Ruiz, ribadisco, ha giocato con Di Lorenzo, ma Di Lorenzo sembrava lo scolaretto di Fabian Ruiz. Ci hanno dato tutti lezioni di calcio. Quindi attenzione, perché l'approccio della partita è stato completamente cannato dall'allenatore. Allora, facciamo un super spot e poi ricominciamo sulla discussione, perché... Allora, facciamo... Io torno ogni tanto a USA 2024, perché arrivano le formazioni.